Imola, adesso di sabato stupendo, meteo stupendo, quindi dai, carichi anche dopo, FP2 alle 12.30 e quindi vedremo un po' come andranno e poi sprint race alle 16.30. E finalmente arriva quel momento. Vedi tutte le bandiere rosse sventolare al cielo per la Ferrari e inizia a incamminarti per arrivare al tuo posto in tribuna e vedere la gara. Tutti intorno si stringono forte come una famiglia per tifare la Ferrari. Siamo pronti a partire con Verstappen in prima posizione e secondo Leclerc che deve dare di tutto per cercare di vincere la sprint race. Si spengono ora i semafori, si parte a Imola con la sprint race e c'è un boato incredibile per Leclerc che riesce a prendersi la leadership della gara, tutti in piedi a osservare il monegasco. Eccolo lì in uscita dalla ribazza 2, eravamo tutti in piedi, ogni giro che passava ci alzavamo per vedere Leclerc là davanti. Continua a rimanere in testa e tutti che si stringono intorno con le bandiere che sventolano al cielo per Maranello. Tutti insieme, amici, parenti, persone che non conosci, perché comunque anche in questo caso diventano parte della tua famiglia. Verstappen alla fine riesce a passare Leclerc e a vincere questa sprint race. Però comunque il monegasco ha dato di tutto per cercare di portare a casa la prima posizione. E nel giro di rientro Leclerc si ferma davanti a ogni tribuna per ringraziare i propri tifosi che sono venuti qua a tifare per lui. Certo, la gara non è andata come si sperava, però i tifosi Ferrari ci saranno sempre nei momenti buoni e nei momenti di difficoltà. E dopo tutte le sessioni della giornata abbiamo visto la gara di Formula 2, un'esperienza unica vederla dal rettilineo di partenza. Oltre alla Formula 1, anche la Formula 2 ha un sound bellissimo, è davvero un'esperienza indimenticabile. E voglio ringraziare tutti quelli che erano in fanzone, abbiamo chiacchierato di Formula 1, abbiamo fatto una foto insieme, siamo divertiti e ora arriviamo al momento più bello del video. Ho chiesto ai creator cosa rende unica Imola. Ciao Carolina, sono Rastro. Ciao. Piacere conoscerti. Piacere, come stai? Tutto bene, bello il posto? Sì, vabbè, sì. Questi giorni sono molto complicati, tanta gente che ti ferma. Sì, però è bello. No, siete fortunati, riusciamo a fede perché il tempo c'è. Oggi sì, ti ho messo bene, quindi dai. Ieri era un po' particolare sotto la pioggia, però c'è tantissima gente, tanti ragazzi, questa è la cosa bella. Tanti ragazzi che vengono per la prima volta qui. Sì, sì. O a vedere la Formula 1 in generale, quindi vuol dire che... Tanto stiamo anche registrando stanno per il lavorando bene. Ciao ragazzi! Stanno lavorando molto bene, sì. E bello. Voglio chiederti una cosa, ti chiedo a tutti i creator, secondo te cos'è una cosa che rende unica Imola, molto speciale, differente rispetto a tutti gli altri circuiti? La passione e la famiglia, passione e famiglia ragazzi, è una roba indescrivibile, io l'ho vissuta anche senza la Formula 1, la cosa bella di Imola è che è tutto molto vicino, quindi dentro potete andare ovunque, andate in città, la gente vive per questo autodromo ed è straordinario, PS andate a vedere... La statua di Senna, andate a vedere il monumento di Villeneuve e questa è la Formula 1. Grazie mille Carolina, grazie davvero. Ciao, divertiti. Grazie, grazie. Ciao. Possiamo farci un po'? Certo, assolutamente. Un nuovo lavoro, caro. Un nuovo lavoro. Imola credo che sia veramente unica dal punto di vista del pubblico, del calore, non solo perché chiaramente la Ferrari adesso va molto forte, dunque ci sono tanti tifosi, ma in generale penso... Il fatto di poter andare un po' ovunque in 5 minuti, in 10 minuti, con qualsiasi biglietto, ovviamente tribuna a tribuna, ma puoi vedertela ovunque, ci sono anche le case che puoi effettivamente, dove puoi anche spiare la gente, non fatelo. Ed è qualcosa di veramente bello, è come essere, siamo anche nella terra dei motori, l'Emilia Romagna, voglio dire, se non c'è un circuito qui, e fortunatamente ce l'abbiamo anche per altri anni, dove poteva essere? Che entri e sei inglobato nella pista proprio, cioè sei proprio parte del circuito e non c'ero mai stata, appena sono entrata ho visto subito la pista, sono rimasta scioccata. Però dici che andai ignorante. Proprio entri e sei subito nel mood, capito, come tutta questa gente, il fango è bellissimo. Tanto io so già che non ho messo no, un cazzo nella clip, la devo gettare via. Ero anche in bolla qua. Perfetto, va bene. Rastro, come va? Allora. Ah, tutto bene. Dici una cosa... che rende Imola unica. Io sorprenderò un po' tutti, dirò una cosa un po' tecnica, però i saliscendi di Imola secondo me la rendono unica, perché è una pista che ci sono tanti saliscendi, tante curve in salita e in discesa, e questa è una cosa molto particolare alla pista, interessante, la rende anche complicata sul bagnato e mi piace tanto. A questo punto di vista anche il panorama è bellissimo, il parco delle acque minerali stupendo. Io sono venuto per la prima volta per il CIV a vedere Imola e tantissimo, secondo me la mia prima volta per la Formula 1. Quindi tanta roba, Imola è la mecca della Formula 1. All'interno di questo fantastico circuito infatti troviamo il monumento ad Ayrton Senna, un luogo dove tutti gli appassionati di tutto il mondo ogni anno sopraggiungono per lasciare un regalo, una bandiera, una lettera, di qualsiasi nazione e in qualsiasi lingua, perché questo campione ha accomunato tutti gli appassionati di questo sport.
Gianni ha già detto tutto, però voglio aggiungere che per me la statua di Ayrton Senna è davvero importante. Ayrton è colui che mi ha fatto appassionare al motorsport e alla Formula 1. Quando ero un bambino non mi sono appassionato subito alla Formula 1 perché la mia famiglia non la seguiva, però grazie ad Ayrton, grazie alla sua figura, mi sono appassionato al motorsport e la Formula 1 è diventata la mia più grande passione. Uè Rastro, guarda, abbiamo passato talmente tanto tempo insieme sabato che alla fine proprio io mi sono dimenticato di dirti cosa rende unico questo circuito. E quando ero lì sabato ti avrei detto il rumore delle auto che si sente già nella stazione dei treni quando si arriva, e questa è una caratteristica incredibile. Ma ad oggi ti dico che la cosa fondamentale è che è un circuito che comunque geograficamente per spirito aiuta a ritrovarsi e a condividere insieme questa passione, che è stata la cosa più bella di questa esperienza. Abbiamo una preghiera per Amos. Una preghiera? No, una preghiera. Preghiamo. Adesso diciamo la preghiera. Una preghiera per il grande Amos. E la canzone First è fantastica. Stamattina sono entrato in macchina, Minuti in Formula 1. Ma raga, vieni qua, detto, vieni, no, qua, vabbè, vieni qua. Va bene. È un fenomeno, bravissimo. Così mi fa emozionare. È un fenomeno. Io voglio dire una preghiera. Siano santificati i tuoi assetti e perdona i nostri avvertimenti. Allora, sono arrivata e ho detto a due ragazzi della Ferrari: sentite, è un'emergenza, mi serve un pezzo di carta e lo scotch. Capito? Lui? Pennarello l'abbiamo trovato qui. Sì, meno male. Comunque, e quindi cos'è? Alla fine cos'hai messo qua? Ho messo solo Science per dire... Che messaggio vuoi dare a Sainz? Che ti devi svegliare, amico mio, se no la prendiamo noi, la prende Rastro a seconda guida della Ferrari. Ha già la maglia, va benissimo. A Imola l'ho visto. A Imola l'ho visto girare, a Muro non la manda mai. Ferrari dovete dare il pass ad Ale, perché lui. L'abbiamo fatto l'altro giorno con Amos, il mondo eSports, ci sono piloti più bravi nel virtuale che nel reale, ogni riferimento è puramente casuale. Spagnolo con la rossa, occhio. Ma anche la tipi selvaggia. A parte l'errore di oggi, Sainz, portaci nel paddock e ti perdoniamo, non è un problema. Dobbiamo fare un sondaggio. Forza Ferrari, perché ce ne date i biglietti in ribasso. Perché non fai un vlog di bei culi che si vedono in giro? Così ha qualcosa a vedere, papà li monti tutti con una bella canzone. Ciao a tutti ragazzi, Forza Ferrari. Marco, questo vlog giunge al termine, qui in Fanzone, con tante supercar come sfondo, tra cui anche la Ferrari F8 Tributo. Voglio ringraziarvi davvero tanto al profondo del cuore per tutto il supporto, le foto che abbiamo fatto insieme, le chiacchierate che abbiamo fatto insieme sulla Formula 1. È stata un'esperienza magnifica. Non mi scorderò mai questi momenti passati insieme.